Maria, Ciao, benvenuti Giuseppe. a questo incontro con Anna Maria Montinaro. Innanzitutto, come stai? Bene, grazie. Tu? Io anche, devo dire che, come ti dicevo, in questi giorni è un periodo molto intenso, molto di cose, di pensieri, di azioni, di innovazione. Stiamo cercando di capire come attraversare questa fase così difficile per tutti, ma cercando di rinnovarci, di essere migliori, diciamo, e quindi è anche intellettualmente molto stimolante. E Beh, tu una sei bella una... cosa di riflessione questa, insomma, bisogna trarne tutti i vantaggi e tutte le opportunità che questa ci regala. Ma infatti in questa nostra conversazione penso che lo faremo. Per chi non lo dovesse sapere, molti di quelli che ci ascoltano, io immagino siano anche amici dei presidi, lo sanno, ma insomma Anna Maria Montinaro è la presidente dell'Associazione Presidi del Libro. Adesso tra pochi secondi ne parleremo, capiremo cos'è. È la presidente da quanto tempo, Anna Maria? Da un bel po' ormai. Da 4 anni. Ecco. Non fare la faccia così, diciamo. No. Perché come vedete poi Anna Maria è una persona sorridente e appassionata, quindi lo fa con molta energia. E vive a Martina Franca, giusto? È la tua città. Una città meravigliosa che consiglio a tutti, se per caso non avessero visto, di andarci, anche perché non è solo una città meravigliosa dal punto di vista architettonico degli spazi, ma anche ha dei prodotti. Io ricordo una volta lessi una descrizione quasi poetica del capocollo. Certo, e bisogna venire per provarlo, quindi invito tutti a venirci a trovare Martina Franca. Io sono Non c'è particolarmente un fan di Martina Franca perché sono dei pochi baresi a cui non piace il pesce. E quindi Martina Franca è il paradiso della carne, è giusto? Chiaro, certo, come tutta la Valle d'Itria, peraltro. Come tutta la Valle d'Itria, ricordiamo, è anche la sede della Fondazione Paolo Grassi, che è una delle sedi più importanti, dei luoghi più importanti dove si è fatto teatro, si fa il festival, no? Non so quest'anno Festival, il festival se si può chiaramente fare. Siamo tutti in una situazione un po' sospesa, stiamo cercando tutti degli strumenti, delle situazioni alternative, perché chiaramente ci sono delle restrizioni, per cui come fai a garantire la presenza del pubblico come se niente fosse, dovendo rispettare le distanze, il distanziamento sociale, quindi è molto complicato. Siamo tutti alle prese con un nuovo sistema per immaginare quelli che sono gli eventi che ci caratterizzano. È un gran peccato, però ce la faremo. Magari, appunto, possiamo imparare qualcosa di nuovo. Dimmi. Bene, allora diciamo subito che in un'associazione come quella dei presidi, che ha molte persone che lavorano anche con i libri, perché si tratta di gruppi di lettori, Anna Maria è un po' un'anomalia, perché Anna Maria è un'imprenditrice. Anna Maria ha una farmacia col marito, in cui in questi giorni mi ha detto che è stato un lavoro molto faticoso, tra l'altro perché ci sono una serie di problemi, credo ben noti a tutti, tra cui le mascherine, no, approvvigionamento, no? Insomma, non è stato un periodo facile, anche lavorando. Non è stato e non è ancora, non è finito, perché ogni giorno poi ce n'è una nuova. Vabbè. Ecco, però Anna Maria, appunto, come dirà sempre, dico però, ma non è un però, è ha avuto sempre una passione per i libri e la lettura, ha cominciato lavorando appunto nel presidio del libro e poi piano piano nel tempo ha preso sempre più ad occuparsi di questa associazione. Allora, cominciamo col dire una cosa semplice perché non tutti lo sanno. Cos'è un presidio, Anna Maria? Cos'è un presidio del libro? È un gruppo di lettura, fondamentalmente è un gruppo di lettura, informale, quindi non ci sono delle regole per poter partecipare al gruppo di lettura, però sono tanti gruppi di lettura sparsi su tutto il territorio pugliese, ormai anche al di fuori dei confini regionali, che sono gente accomunata dalla passione appunto della lettura e cerca di fare quasi proselitismo, cioè di diffondere, di promuovere questa passione attraverso vari strumenti. Ma tu ne sei l'inventore. Dobbiamo a te l'intuizione adesso, di aver inventato così il libro, quindi ormai adesso, abbiamo 18 anni. Abbiamo 18 anni perché l'idea nacque nel 2001, ma è cominciato nel 2002. La cosa divertente è che molti dicono ancora, forse adesso non più, ma un tempo dicevano, ma forse presidi del libro, perché era molto scolastica. In realtà è presidi perché la cosa nasce dai presidi del gusto. L'idea venne perché mentre, come dire, pensavo alla cosa, poi nacque abbastanza casualmente adesso un'intervista a Repubblica, scrissero una serie di mail, in questa intervista dicevo cosa bisogna fare se
non ci sono librerie o biblioteche, e io dissi, ma forse bisogna stimolarle come i presidi del gusto, lavorando sulla domanda, cioè in ogni città, anche la più piccola dove non c'è una libreria, ci sono lettori forti che possono, unendosi e appunto leggendo libri, stimolare la lettura, stimolare anche la costituzione di un'offerta, cioè librerie e biblioteche. Da qui la parola presidi del libro, che poi ha funzionato. Ma diciamo subito una cosa: i presidi hanno una caratteristica di una forte ambientazione geografica. I presidi del libro sono pugliesi, anche se, dici qualcosa anche su questo, cioè quanti sono in Puglia e come sono dislocati, ma anche se ci sono anche fuori della Puglia, no? Alcuni presidi. Sì, i presidi sono nati in Puglia, quindi abbiamo questa paternità e siamo orgogliosi di averla. In realtà poi si è diffuso immediatamente su tutto il territorio nazionale e ne abbiamo tantissimi, ne abbiamo al momento una quarantina attivi, ma nel tempo cambia. Ma perché? Perché noi fondamentalmente lavoriamo qui in Puglia grazie al contributo della Regione Puglia, cioè siamo una cosiddetta partecipata, cioè dire la Regione è socia dell'associazione, cosa che non avviene invece fuori dai confini regionali. Quindi costantemente riceviamo richieste di costituzione di un nuovo presidio. Ed è un attestato di merito, perché non chiedendolo solo per accedere a un contributo, significa che quello che facciamo, evidentemente, la nostra causa è sposata anche fuori dalla Puglia. Quindi questo ci riempie d'orgoglio. Ma perché in Puglia? In Puglia ce ne sono 70, tanto per cominciare. Nonostante la Puglia sia una delle regioni con il più basso indice di consumi culturali e di lettura in generale, però se ne sono costituiti 70 fino a questo momento, anzi forse anche di più qualcuno, perché ovviamente nell'arco di 18 anni la passione, considera che siamo tutti volontari, tutti i responsabili di presidio fanno questo solo per passione, esclusivamente per passione. Quindi nell'arco del tempo è ovviamente fisiologico che qualcuno venga meno e se ne aprano di nuovi, e questo porta linfa vitale all'associazione. Qual è la caratteristica dei presidi? Oltre a essere gruppi di lettura, nel tempo sono diventati, a parte che sono stati innovatori e attivatori proprio di un processo, ma nel tempo sono diventati talmente importanti da costituire punto di riferimento anche per gli enti locali nei singoli territori. Sono gli interlocutori privilegiati per quanto riguarda appunto la promozione della lettura sul territorio. È un lavoro faticosissimo. Molto spesso ci viene obiettato che non si sente parlare troppo di presidi. Ma perché noi facciamo questo lavoro 365 giorni l'anno, è quasi sotterraneo, è costante. Per cui, a parte i grandi eventi che ci sono, che caratterizzano l'associazione, ma il lavoro che fa un presidio nel proprio territorio è proprio quello di presidiare e di creare una rete di collaborazioni con tutti i soggetti presenti sul territorio, che possono essere, che può essere l'ente locale, può essere la scuola, può essere l'università del tempo libero, possono essere le scuole di ogni ordine e grado, peraltro, possono essere altre associazioni anche di diversa natura, associazioni di musica, per esempio tu citavi Martina Franca, quindi Martina Franca lavora e collabora tantissimo con la Fondazione Paolo Grassi, che si occupa non di lettura ma di musica. Quindi questa è la capacità che ha ogni singolo presidio di creare collaborazioni e sinergie, di attivare questi processi. Un percorso anche questo, quello ci arriviamo, che... ci arriviamo tra un minuto a questo, sì. Perché questo è un punto molto importante. Volevo prima dire, tu hai giustamente menzionato la Regione Puglia, che è stata fondamentale perché quando noi abbiamo lanciato l'idea, mi ricordo all'epoca era il presidente della Regione Fitto scrisse un articolo sulla Gazzetta del Mezzogiorno, il giornale della Puglia di Bari, dicendo io vi sostengo. Io ero molto in dubbio, che dicevo, ma questi politici poi dicono, poi non fanno, io non lo conoscevo, l'andai a trovare e lui dice no, io vi aiuto perché mi sembra una bellissima idea, e la regione è intervenuta a un certo punto, tu l'hai detto, anche nell'associazione. Noi siamo stati appoggiati dalla regione quando c'era Fitto, appoggiati dalla regione quando c'era Vendola e appoggiati adesso con Emiliano e con Loredana Capone in particolare, che diciamo è l'assessore alla cultura e al turismo, e che diciamo è entrata nella nostra associazione. C'è una persona dell'associazione, mi fa piacere citare, anche nel nostro consiglio direttivo, no? Luigi De Luca, sì. Luigi Gigi De Luca, che diciamo è una persona che di libri ne sa, ne conosce, perché è molto attivo da anni.
all'inizio dei presidi ci sono stati anche degli editori, lo voglio dire perché sennò sembra che è solo la terza, c'è un gruppo di editori pugliesi che ha partecipato a Ada, Gino Dato, Koga, adesso Beza. Non mi ricordo tutti. Beza. Sì, Beza, esattamente. Cacucci, diciamo un gruppo di editori che l'ha sostenuto e poi ci sono state tante generazioni ormai che si sono alternate nel lavoro dei presidi, anche perché come dici tu è un lavoro volontario, quindi in certi momenti io ho più tempo, altri si ha meno tempo. Tu hai detto una cosa molto importante, cioè le collaborazioni che svolgono i presidi, però prima di arrivare a questo vorrei chiedere di dire a chi non lo sapesse dei progetti tematici, perché il cuore dell'associazione, il modo di lavorare dell'associazione è che ciascuno di questi gruppi presenta all'associazione madre, diciamo, che ha sede a Bari, a Santa Teresa dei Maschi, ogni anno un progetto di lettura. Ci vuoi dire come funziona? Allora, tu hai citato anche Santa Teresa dei Maschi, per cui io devo ovviamente ringraziare la città metropolitana di Bari, appunto, che ci mette il sindaco De Caro, che ci mette a disposizione la sede all'interno della biblioteca De Gemmis. Come lavorano? Appunto, i presidi ogni anno presentano un progetto tematico, cioè presentano un progetto su cui intendono lavorare l'anno successivo. Nella richiesta che noi facciamo riguardo il progetto tematico, chiediamo delle cose ben precise, a parte il tema che dovrebbe collegare, che collega tutte le iniziative di ogni singolo presidio durante tutto l'anno, chiediamo appunto anche le collaborazioni che nel tempo sono state, si sono costruite o che magari all'improvviso per quel progetto specifico nascono e poi appunto costituiscono terreno fertile, creano il terreno fertile per ulteriori progetti, anche la capacità di autofinanziamento, per esempio, perché è vero che noi lavoriamo grazie al contributo della regione, però tutto quello che noi facciamo, appunto, 365 giorni l'anno, non sarebbe possibile se non ci fossero altre forme di sostegno economico. Questi contributi economici molto spesso avvengono, per così dire, in natura, cioè la messa a disposizione di spazi, di locali, di ambienti, di service, banalmente per poter fare le presentazioni, oppure addirittura ci sono, per esempio, degli imprenditori illuminati che mettono a disposizione le proprie strutture ricettive. Quindi si è creato nel tempo, grazie al lavoro, cioè quello che oggi io voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno preceduta in questo ruolo, grazie al lavoro di tutti quelli che mi hanno preceduta e anche citarla di Gilda Melfi, coordinatrice dell'associazione per 14 anni, insomma, si è fatto un bel lavoro capillare sul territorio, tanto che oggi, Giuseppe, ci chiamano, per esempio, una delle collaborazioni che ci hanno chiesto ultimamente, proprio negli ultimi giorni, viene dalle ASL di Foggia e di Lecce, in particolare il Dipartimento delle Dipendenze Patologiche, per quanto riguarda la prevenzione del gioco d'azzardo. Quindi chiede la collaborazione, il partenariato dell'Associazione Presidi del Libro, riconoscendo appunto un ruolo fondamentale in questo campo. Quindi tu hai citato Gilda Melfi e ne sono molto contento. Gilda è una persona a cui anch'io sono legato come te da un grande affetto. Gilda lavorava in casa editrice, quando a un certo punto è uscita e si è pensionata, ha cominciato con me a girare la Puglia, siamo venuti anche a Martina Franca, siamo andati in giro proprio per incontrare questi gruppi. E con l'occasione cito anche Ines Pierucci, che è stata per un periodo anche la nostra coordinatrice, oggi è assessore al Comune di Bari, quindi è stata una buona scuola evidentemente anche per lei. Però torniamo un attimo ai progetti tematici, perché c'è un aspetto che ti vorrei chiedere di sottolineare. I progetti tematici hanno al centro un'idea, e cioè attraverso i libri il lettore diviene protagonista. Che cosa intendiamo noi in questo? Cioè non è semplicemente uno spettatore che assiste alla presentazione, ma è molto di più. No, c'è un coinvolgimento a monte, nel senso che il progetto tematico viene deciso e scelto dopo aver consultato il proprio gruppo di lettura. Quindi è un lavoro costruito in una certa maniera. Si sceglie tendenzialmente un tema, potrei citarti i temi più, diciamo, degli ultimi progetti tematici, vanno dalla salute all'ambiente, al paesaggio, la costituzione, la legalità, la rivisitazione dei classici. Quindi sono variegati perché molto spesso riflettono anche le esigenze del territorio.
Molti presidi, per esempio, commemorano Rodari, perché siamo nell'anno rodariano, quindi si rivolgono a un pubblico anche più giovane. Quindi tutto dipende dalla realtà territoriale in cui opera il presidio. Per cui la scelta del progetto tematico nasce in questa maniera, dal gruppo di lettura, basandosi anche su quelle che sono le esigenze, le opportunità o le carenze del proprio territorio e coinvolgendo il maggior numero possibile. Il tema poi traina i libri, cioè in base al tema si scelgono i libri e a quel punto in alcuni casi non necessariamente si invitano anche gli autori a discutere, ma i lettori, ma i lettori sono parte attiva, no? Cioè i lettori entrano in discussione con l'autore non soltanto come pubblico, diciamo. No, assolutamente, c'è una preparazione a monte. A volte gli autori sono portati, vengono accompagnati nelle scuole dove si organizza però a monte la preparazione degli alunni, no? Su quel testo, sul testo che andranno a trattare, sulla persona che incontreranno. Ma non solo, questo per quanto riguarda la scuola. Allora, considera che la caratteristica dei presidi, dei responsabili di presidio, è che non tutti sono insegnanti, non tutti sono bibliotecari, non tutti sono librai, non tutti sono operatori culturali, c'è un po' di ogni cosa, quindi sono tutti portatori di vari interessi, per cui ognuno è un valore aggiunto all'associazione in generale e al proprio territorio. Quindi la capacità di creare rete È un aspetto fondamentale, cioè appunto la rete, tu hai detto la comunità, è una comunità, quella dei presidi, di persone diverse, non sono tutte persone della stessa età, della stessa professione. È chiaro che ci sono per esempio molti insegnanti, benissimo, ed è importante perché, come tu hai detto, un gruppo di lettura può vivere benissimo dentro una scuola o in collaborazione a una scuola. Ma ci sono anche persone che rappresentano ambienti molto diversi per età, per professione, per interessi, o sbaglio? Io ne ricordo uno solo perché era tra i primi, mi ricordo che c'è un'associazione, c'è ancora, che era il Caffè d'Arte a Bari, ed erano un gruppo di signore di una certa età a cui piaceva moltissimo incontrarsi, discutere e leggere dei libri in comune. Poi ce n'era un altro, mi ricordo quando cominciamo a Castellana Grotte, di giovanissimi, i quali facevano i cosiddetti, com'è che si chiamano, poetry slam all'epoca, cioè venivano i giovani poeti, raccontavano e facevano musica. Mi ricordo una volta sulla piazza di Castellana, non ci avevano dato la concessione, al parroco ci fece andare di fronte alla chiesa, c'era la musica con questi ragazzi, una cosa bellissima. Ci sono gruppi intorno a una libreria, penso alla Dickens di Taranto, ma penso anche a quella di Stefania Sicura a Calimera. Calimera, per chi non lo sapesse, è una piccola città nella Grecia salentina, no? Cosiddetta, in cui Stefania fa una libreria meravigliosa, una piccola libreria per bambini, da cui poi è nato un festival. Quindi sono realtà, no, che sono belle perché sono molto diverse, però nel tempo si è creata una comunità. Esatto. Esatto, tu hai citato Stefania Sicura, appunto il Festival dei Piccoli Lettori, che è un festival meraviglioso, che ha avuto tantissime edizioni, che però a un certo punto purtroppo si è bloccato. Perché si bloccano determinate situazioni? Perché chiaramente è necessario il sostegno economico. Allora, diciamo che il nostro lavoro, noi cerchiamo di svolgerlo nel migliore dei modi perché siamo mossi da passione. Però occorre che questa passione si incontri anche con un progetto politico, con la politica culturale di chi ci governa a qualsiasi livello, che sia governo centrale, che siano gli enti locali, appunto periferici. Per cui dovrebbero incontrarsi queste cose per poter... E poi l'altra cosa che manca, onestamente, qui da noi in Puglia, sono i contributi privati. Cioè, noi non abbiamo le grandi fondazioni bancarie che possono aiutarci e sostenerci. In alcuni casi, quando abbiamo sperimentato l'aiuto, il contributo, la sponsorizzazione da parte dei privati, per esempio in un progetto di promozione della lettura all'interno degli istituti penitenziari, sulla base di un protocollo d'intesa con il Dipartimento appunto penitenziario della Puglia e della Basilicata, lo abbiamo fatto grazie al contributo della Granoro, del pastificio Granoro, della Confindustria BAT, e ci siamo resi conto che chiaramente il lavoro riusciamo a farlo molto meglio, cioè il risultato è sicuramente migliore. Questa è la parte che in qualche maniera manca. E poi ovviamente tu hai citato, siamo nati con Fitto, Vendola, Emiliano, diciamo che anche il nostro lavoro varia a seconda dell'importanza che viene data a questo settore. Ma succede anche in Italia.
Tu hai detto una cosa molto interessante, la difficoltà di collegare entità diverse anche economiche. Noi, ti ricordi, facevamo un progetto bellissimo con Gilda, che si chiama Il Convivio nelle masserie. E lì era una cosa bella, perché erano venuti, venivano grandi personaggi, mi ricordo Gaia Aulenti venne, per esempio, ma personaggi straordinari che passavano il weekend in masseria, la masseria li ospitava perché trainava clienti per la serata, il comune pagava le spese di viaggio, mi pare ricordare, facevano un incontro anche pubblico, poi c'era la regione, poi c'erano delle banche e c'erano delle aziende private. Un modello virtuoso, perché tutti questi soggetti mettevano una cifra non grandissima che nell'insieme sostiene il progetto. Quando noi dopo 3 anni decidemmo che non era compito dei presidi, quello era un modello di turismo culturale, e cercammo soggetti anche privati e trovammo una grande difficoltà. Ma questo perché, lo dico senza nessun orgoglio associativo, quella dei presidi è veramente un'impresa modello, perché nel sud, lo dice Carlo Borgomeo in un libro che noi abbiamo pubblicato, il presidente della Fondazione Col Sud, il problema più ancora che economico è di capitale sociale. Cioè la grande difficoltà delle nostre terre è convincere le persone che su alcune cose ci si può mettere insieme. Non è che la morte tua è sempre necessariamente il mio beneficio, no? E questo credo che questa rete dei presidi lo rende molto forte. Tu hai detto una cosa su cui vorrei tornare, perché è importante. Hai citato a proposito di Stefani i festival. Allora vorrei che tu mi dicessi, perché quella è un'esperienza diversa, ma noi credo siamo stati gli incubatori di bellissimi festival, vogliamo ricordarlo, a partire dai Dialoghi di Trani. Certo, Dialoghi di Trani, che ripeto, io non c'ero all'epoca, per cui tu ne sei il testimone, credo sia nato all'interno dei presidi, così come il libro Possibile, tu hai citato Castellaneta, i ragazzi che si incontravano, credo che abbia avuto quell'origine. Quindi sono nati all'interno dei presidi questi due festival, poi hanno preso una strada diversa. Però all'interno dell'associazione ci sono una serie di festival ancora che vivono molto e hanno la caratteristica di essere ognuno specializzato in qualcosa, quindi non parliamo di grandi kermesse, ma parliamo di una tipologia ben precisa. Io ti posso citare Lector in Fabula, che appunto è collegato ai presidi del libro, che è di approfondimento geopolitico, no? dei maggiori temi geopolitici del momento, oppure ti posso citare, per esempio, nel Foggiano c'è Da una poesia, sulla poesia, qui c'è il Festival di Letteratura a Fumetti, sull'impegno c'è stato il Libroscopio a Noi Cattaro, che è un festival sulla scienza. C'è ancora la Settimana della Cultura Scientifica, anche lì c'è stata purtroppo un'interruzione causata dall'assenza di fondi. È sempre lì, il tema è sempre quello, perché altrimenti, guarda, proprio tu hai citato il Libroscopio, che è stata un'esperienza meravigliosa, però chiaramente questa esperienza meravigliosa, che col tempo non può che crescendo, ha bisogno di ulteriori investimenti. Certo, e a un certo punto qui ci si ferma, e questo è il grande problema. Intanto c'è un sacco di amici che ci stanno cominciando a salutare, ci sono un sacco di persone in collegamento che saluto, ma ne cito solo alcuni: Esther Alfarano, Mauro Marino, Nana Cecchi, che non è parte dei presidi, ma è una nostra amica che segue le nostre dirette, Tiziana Maiorano, poi ci sono i presidi, Stefania Sicuro, anche che abbiamo salutato e che saluto, Giampiero De Meo, dal presidio di La Terza, Bello Castellano, dal presidio di San Giorgio, e poi ci sono degli amici lontani, si fa per dire, una che ti saluta molto è la nostra amica Marinella Pomarici, che a Napoli fa un lavoro straordinario con l'associazione ad alta voce, che dice, adesso ci arriviamo a questo tema, chiede come vi state organizzando in questo momento di difficoltà, il lockdown, che le rispondiamo? Cara Marinella, tu hai perfettamente ragione, in realtà siamo stati bloccati, ma come penso un po' tutti, sconvolti da questa pandemia e dalla necessità di rimanere bloccati in casa, di non poter fare un passo, per cui a volte, sai, abbiamo attraversato un momento in cui tutto il resto sembra futile rispetto ai problemi che affliggono non solo appunto riguardo la salute, ma anche economici, che sono di
di impatto notevole, per cui sai, arriva, c'è un momento in cui tu fai un passo indietro perché dici c'è un momento adatto per ogni cosa. Quindi abbiamo attraversato, diciamo, questo mese e mezzo così, in tempo sospeso, anche se devo dire, avevamo in programma la finale del premio Presidi il Libro dedicato ad Alessandro Lo Grande, avremmo dovuto ospitare i 16 autori e protagonisti di questo premio al Teatro Fusco di Taranto il 29 marzo, non lo abbiamo potuto fare alla presenza della mamma di Alessandro Lo Grande, non lo abbiamo potuto fare e siamo stati costretti a proclamare il vincitore su Facebook. Per fortuna esistono questi strumenti che ci consentono quantomeno di mantenerci ancora in contatto tra noi. L'altra cosa che abbiamo fatto è semplicemente è su proposta di Loredana Ratti, che è stata anche presidente dell'associazione. Loredana Ratti, tra l'altro, ci sta seguendo, la salutiamo Ah, molto, la del Presidente salutiamo, Monopoli. benissimo. Su sua proposta, dicevo, abbiamo dedicato per esempio il 23 aprile, che è la giornata mondiale dedicata al libro e al diritto d'autore, a Luis Sepúlveda, peraltro morto poco prima a causa del coronavirus, leggendo, facendo una maratona di lettura di brani tratti dai suoi libri. Finora abbiamo fatto soltanto questo, dopodiché abbiamo cominciato a riflettere perché ci siamo resi conto che probabilmente andremo avanti ancora per molto tempo perché non sarà possibile realizzare eventi in presenza con la partecipazione del pubblico, degli autori, c'è il divieto di spostarsi da regione a regione e c'è ancora un bel po' di tempo da trascorrere così e stiamo immaginando attraverso l'utilizzo appunto di queste piattaforme, per esempio anche la piattaforma Zoom, una serie di eventi che possa coinvolgere il maggior numero possibile di persone. Ci siamo messi al lavoro. Non vi nascondo, praticamente 3 giorni fa, proprio abbiamo poggiato i piedi per terra ora e abbiamo cominciato a lavorare, ma già la prossima settimana siamo pronti per immaginare almeno che cosa succederà nei prossimi mesi. Perché, guarda, la grande difficoltà è, io vedo anche seguendo Facebook, c'è quasi una saturazione di questo, tra virgolette, mercato. Perché chiunque legge, presenta, dà consigli di lettura e così via. È vero, è eccessivamente, assolutamente democratico e tu hai la capacità e la possibilità di scegliere quello che vuoi e quello che non vuoi. Però è bellissimo e va benissimo tutto. Ci sono i gruppi di lettura che funzionano in questa maniera, però il contatto fisico, la socialità che ti permette un evento in presenza è totalmente diverso. E quindi Ci arriviamo tra un minuto perché vorrei concentrarmi un po' su questo aspetto che è vabbè. molto interessante, la differenza tra un gruppo di lettura virtuale e uno in presenza. Volevo intanto dirti che ci sono tante altre persone che ci salutano, Antonella Falcioni, scusami, Anna Maria Toma, Paola Cirasino, Piero Resta, sono ognuno di un presidio diverso, e questa è una cosa bellissima che questa comunità appunto si possa ritrovare almeno in questa forma. Scusami, per completezza, non mi ricordo se noi tra i festival avevamo citato anche Lector in Fabula, che si fa a Conversano, lo dico perché diciamo, si cercavano di collegare, non riuscivano. Vito Mastroleo mi ha detto: non riesco a collegarmi, come mai? Lì c'è la Fondazione Di Vagno, che è una gloriosa istituzione, e devo dire fanno un lavoro straordinario. Tu mi avevi detto anche di Manoscritta l'altro giorno, con un'altra manifestazione, ecco, che noi facciamo. Diciamo, l'altra cosa che vorrei citare per completezza, che è un'altra cosa che noi facciamo da tanti anni. Vorrei che tu ci dessi in due parole che cos'è la festa dei lettori, che tendenzialmente noi facciamo a settembre, no? Allora, guarda, intanto ci sono 3 eventi che caratterizzano la nostra attività annualmente. E uno è la festa dei lettori, che ormai forse questa, quella di settembre, sarà la 16ª edizione, il E mese. spieghiamolo, la festa dei lettori è quando i libri invadono la città, i lettori leggono nei posti più incredibili. Io, per esempio, ricordo una meravigliosa giornata passata proprio a Monopoli con il gruppo di Loredana e tutti gli amici a leggere i libri in barca. C'erano queste Che barche che meraviglia. uscivano sul mare e ci si leggeva da una barca all'altra, no? Meraviglioso. Sì, anche in quel caso la festa dei lettori nasce da un'idea di Rocco Pinto, Sì. quindi viene dal Piemonte e sposata Rocco immediatamente Pinto, da lo diciamo per chi non lo sappia, è uno straordinario libraio che adesso ha una piccola libreria molto attiva, si chiama Il Ponte sulla Dora,
Stamattina su Repubblica c'è una bella pagina per un'iniziativa che ha lanciato insieme a Sandro Ferri, che è un bravissimo collega mio, EO, le edizioni EO, di fare il salone che si potrà fare solo virtuale, il salone di Torino si apre proprio oggi pomeriggio, in questo momento Barbero sta facendo la sua lezione, ma ci siamo in competizione con Barbero. Cioè, e sta facendo la sua lezione virtuale dalla Mole, e la sua idea è che questi incontri che ci saranno in questi giorni siano ripresi nelle vetrine della libreria, cioè le librerie fisiche consentono di acquistare i libri, e Rocco è un motore inesauribile di iniziative. Quando ci furono i presi del libro, lui cominciò col Piemonte e inventammo appunto la festa dei lettori. Scusami, sto dicendo quindi come si svolge. Semplicemente che la festa dei lettori ha un tema, non è una festa, c'è sempre un tema scelto dal consiglio direttivo che poi viene declinato in maniera completamente diversa da tutti i 70 presidi, per cui è variegata. Se potessimo, faremmo volentieri, se fosse possibile, faremmo volentieri il giro di tutti i presidi per vedere che cosa riescono a mettere, e riescono a coinvolgere appunto, come ti dicevo, tutte le realtà con cui normalmente collaborano. Quindi questa è una, poi ne hai detto ce ne sono tre, e altre due? La memoria è un evento particolare che è nato durante l'epoca vendoliana, diciamo che fu Silvia Godelli, l'allora assessore alla cultura, che diede mandato, affidò all'Associazione Presidi del Libro il compito di organizzare una serie di eventi affinché appunto la memoria non venisse dispersa e persa. Quindi si partì dalla Shoah. È un evento unico sul territorio, sul territorio nazionale, perché addirittura per un mese non si fa altro che parlare attraverso convegni, seminari, laboratori, incontri con l'autore, tutto quello che ci si può inventare, fino a 4 anni fa di Shoah soltanto. Poi siamo arrivati invece a parlare anche di altri razzismi, fanatismi, cioè quello che affligge i nostri giorni. Quindi anche lì c'è stata un'evoluzione, in maniera tale che la memoria di tutto ciò non venga persa. Ed è un caso unico in Italia, anche quello. Per cui abbiamo, lo diciamo perché abbiamo il riscontro da parte degli autori. Guarda, io vorrei leggerti una cosa meravigliosa che è arrivata da un autore molto conosciuto, che è stato ospite in alcuni presidi, e si chiama Fabio Stassi, che ha scritto questo: i presidi del libro, per me che ho sempre amato il Risorgimento, sono come la carboneria della lettura, una giovane Puglia che crede nell'Europa e si fa esempio e modello per tutti di ostinato sabotaggio culturale. I presidi rappresentano il tentativo di dare una soluzione di sistema alla crisi del sistema e offrono l'unica alternativa possibile: confederare, condividere, unire. Il vostro lavoro e il vostro volontariato è davvero indispensabile per queste vecchie e dimenticate parole che sono società e democrazia. Da voi vive in Italia una delle ultime ambasciate libere della Repubblica dei Lettori. Io lo trovo bellissimo. Ma queste dimostrazioni, commenti, noi li riceviamo, anche perché devo dire che i presidi, forse perché siamo anche i responsabili di presidio, forse perché siamo anche meridionali, quindi ci tendiamo, siamo particolarmente attenti all'accoglienza, nel momento in cui appunto l'autore viene, è talmente tanto coccolato da qualsiasi punto di vista, e alla fine questo è il riscontro che noi abbiamo. Ma io devo dire che negli anni, a parte sono venuti autori di tutti i tipi, ma famosissimi, meno famosi, giovani, e devo dire tutti sono colpiti da questo, cioè non ho mai incontrato un autore che non mi abbia detto, qualunque numero di persone abbia trovato, altre volte ne trovano, alcune volte ne trovano 100, alcune volte ne trovano 1000, la cosa che fa la differenza è che appunto non è un pubblico, è anche un pubblico, nel senso che poi sono anche persone che comprano il libro, che lo ascoltano, ma c'è una partecipazione attiva che è fondamentale, perché il libro è un lievito. Quello che credo che i presidi hanno messo al centro è questa idea che non è banale, non è banale, adesso lo è diventata, diciamo, più diffusa. Il libro non è solo un atto individuale che sviluppa, come disse una volta Marino Sinibaldi in un incontro molto bello, più di ogni altro l'immaginazione, no? Cioè noi Harry Potter ce lo immaginiamo, poi andiamo al cinema e il regista ce l'ha, oppure Anna Karenina ce la immaginiamo nel libro. Ma è anche un atto collettivo, cioè la cosa straordinaria è che appunto
è una rete, come tu dicevi, ed è una comunità, sono tante comunità. Da questo punto di vista, noi abbiamo citato le scuole, abbiamo citato le librerie, citiamo anche le biblioteche. In Puglia ci sono, nonostante non è paragonabile al Piemonte o all'Emilia, ma ci sono delle biblioteche di grande qualità con biblioteche che si impegnano, no? Quindi diciamo ci sono, e poi i comuni, appunto, gli assessori, i sindaci che ci sono stati vicini in molte circostanze, no? Sì, assolutamente. Ma noi abbiamo anche come responsabili di presidio dei bibliotecari a Pricena, per esempio, a Monopoli lavorano benissimo, Loredana lavora benissimo con la biblioteca Rendella. C'è da dire anche che la Regione Puglia ha fatto un grosso investimento nelle biblioteche. C'è un progetto che, quando dico la cifra che hanno investito, non ci crede nessuno, non ci crede, no? Nessuno. Questo Smart Libraries, mi pare che si chiama. Community Library. Community Library, sì. Martin Community Library. E sì, sono stati destinati dei fondi notevoli, ma perché riguardano sia la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture che accolgono queste biblioteche, e sia poi i contenuti, eccetera, eccetera. Noi, per esempio, siamo chiamati molto spesso a riempire di contenuti i contenitori. Quindi c'è una bella sinergia. Ci sono non solo quelli, ti faccio un altro caso, per esempio, a Bisceglie. È stato affidato al presidio del libro di Bisceglie la gestione della biblioteca dell'Opera Donuva, che è un istituto, è un ospedale, insomma. Quindi, sai, dà soddisfazione tutto questo. Riusciamo, attraverso anche delle opportunità che ci vengono date, come per esempio dal CEPEL, grazie al bando sulla cultura, sulla formazione, specialmente noi abbiamo vinto il bando che aspetta educare alla lettura, ecco, a volte ho le amnesie, educare alla lettura, abbiamo vinto questo bando, abbiamo avuto l'opportunità di mettere in pratica un progetto che ha coinvolto tantissimi presidi della difficoltà e coinvolgere il maggior numero possibile di presidi, perché tu sai benissimo che la Puglia è lunghissima, quindi riuscire a coinvolgere da Foggia a Capo di Leuca sono 500 chilometri quasi, 400 chilometri. Non è proprio semplice, eppure, insomma, con grandi difficoltà, ma ci siamo riusciti, e quindi stiamo completando questo percorso, il percorso di questo progetto, che è appunto rivolto a bibliotecari, operatori culturali, insegnanti. C'è una grande richiesta da parte degli insegnanti proprio sulla formazione. Noi non siamo un ente formatore, però grazie a questo bando abbiamo potuto fornire anche questo servizio, e da qui poi nasce altro, ovviamente. Continuano a salutarci. Stefania Poveromo dice: San Severo c'è. Bellissimo. Orietta, ci siamo quasi tutti. Orietta Limitone dice: sempre bello sentir parlare dei presidi. Saluti dal presidio di Gioia del Colle. Adesso io non posso dire a chi non lo conosce, ma insomma, sono tutti luoghi meravigliosi dove invito tutti ad andare se non li conoscono. Giuseppe Messina dice: un saluto anche dal presidio di Foggia. Francesco Paolo Sicilia dal presidio di Cisternino. Cisternino non è troppo lontano da Martina Franca, no? No, siamo in Valle d'Itria, 7 chilometri. È un altro luogo meraviglioso. Torniamo a quello che tu dicevi prima, perché poi mi piacerebbe, nel 2002 venne Umberto Eco, vennero tutte le grandi istituzioni italiane, dal premio Strega al Festival di Letteratura di Mantova. Disse, c'è qualcuno che ha ricordato che Ernesto Ferrero, che era al Salone del Libro, disse: questa è la Repubblica delle orecchiette. In realtà disse: stiamo facendo il giuramento della pallacorda, perché nel libro. In realtà è un settore fortissimo economicamente, che dà lavoro a tantissime persone. Io, per esempio, i giorni scorsi mi sono informato, ci sono ben 150.000 persone che lavorano nel solo settore del libro, tra biblioteche, librerie, eccetera. Però non c'è un'attenzione, e non c'è attenzione anche per colpa nostra, non solo perché abbiamo dirigenti ignoranti, che leggono meno, gli imprenditori italiani leggono meno dei loro colleghi tedeschi, e le conseguenze si vedono, i parlamentari, eccetera. Ma anche perché noi, nel nostro mondo, siamo stati poco attenti all'unità. Io, scherzando, ogni tanto dico, Anna Maria, che dopo l'esperienza dei presidi vorrei fondare con altri il PIL, Partito Italiano Lettori,
che suona bene, perché tu dici fai crescere il PIL, l'Italia starà meglio, la gente dice sì, no? Capisco. Tra l'altro saluto anche i nostri amici del Forum del Libro, perché dopo quella manifestazione a Petruzzelli si è costituita un'associazione oggi molto attiva, come presidente Maurizio Caminito, c'è Rocco Pinto che è il libraio, abbiamo citato, Giovanni Solimine, Marino Sinibaldi, tanti dei miei colleghi, Bruno Mario di Raggiunti, Antonio Sellerio, Marinella Pomarici che ci ascolta. Quindi c'è un'altra associazione gemella dei presidi a livello nazionale che si batte oggi, per esempio, per dare gambe alla legge per la lettura che è stata fatta, per la promozione della lettura, per appunto convincere chi ci governa, in questo caso Franceschini, che è un ministro molto attento, che si può fare di più, Flavia Piccoli Nardelli, che sta nella Commissione Cultura, che ha fatto molto per la legge, che si può fare di più. E i presidi sono, secondo me, da questo punto di vista, veramente un caso straordinario, perché come tu hai detto, in una regione che non è ricca dal punto di vista né in assoluto, ma soprattutto dal punto di vista delle infrastrutture, delle biblioteche, eccetera, un movimento di questo genere è unico, non c'è un equivalente dei presidi, ci sono gruppi di lettura tantissimo, una rete di 70 autonoma che nasce dai privati non c'è, giusto? Assolutamente, autonoma da tutti i punti di vista, indipendente soprattutto, cioè non esiste anche nel, non abbiamo legami e vincoli particolari con una casa editrice piuttosto che con un'altra, cioè anche nelle nostre scelte, anche persino è un modus operandi dei presidi, nel momento in cui si invita l'autore non esiste un gettone, non viene mai pagato un gettone all'autore che viene a presentare il libro, certo si offre il viaggio, si offre il vitto, l'alloggio, l'ospitalità, ma un gettone mai. Quindi siamo l'onestà intellettuale dei presidi va rimarcata, è l'indipendenza assoluta. Quindi ecco perché io ho fatto un intervento al Forum di Lecce, appunto, che è stato fatto ad ottobre scorso, no? Dicevo, anche i nostri amministratori regionali, i nostri, dovrebbero vantarsi di questa realtà, proprio perché è un unicum, non esiste ed è sopravvissuta a 18 anni, con grandi difficoltà. Ci sono stati dei momenti bui, ci saranno dei momenti bui, perché è normale che sia così. Però siamo ancora qui e siamo sempre di più. E davvero le richieste di costituzione di un presidio sono numerosissime. È chiaro che le uniche regole rigide e fisse le abbiamo lì, in quel momento, quando valutiamo la richiesta di costituzione di un presidio. A volte, nonostante l'attenzione, commettiamo qualche errore, ma che riusciamo a correggere. Però per il tu resto... hai detto una cosa molto importante che va chiarita, perché non tutti la sanno. I presidi, a differenza di Slow Food, non sono un'associazione integrata con le condotte dipendenti dal centro. Noi siamo un'associazione leggera, esiste solo l'associazione centrale e poi i presidi locali fanno dei progetti, esatto. Quei progetti tematici di cui hai parlato. E l'associazione li seleziona in base a questi criteri che abbiamo detto, cioè la partecipazione attiva dei lettori, il collegamento con altre associazioni. Quindi questo dà anche la misura del valore di questo volontariato. Veramente le persone lo fanno del tutto gratuitamente, spassionatamente, perché ci credono. Io vorrei, nei pochi minuti, abbiamo ancora una decina di minuti che ci restano, tornare al tema che tu avevi accennato prima, che mi sembra un tema molto interessante perché va molto al di là anche dell'esperienza della Puglia. In questi due mesi di lockdown abbiamo tutti dovuto riconvertire, ripensare alla nostra vita, in termini privati, personali, in termini di, diciamo, rapporto con la famiglia, certe volte con i parenti, con i cari, con gli amici, e in termini professionali, perché c'è lo smart working, il lavoro da casa, eccetera. L'esperienza dei gruppi lettori da questo punto di vista è molto interessante, perché è un'esperienza privata, personale, ma anche collettiva, anche pubblica in qualche misura, perché gli eventi sono anche pubblici. Non è un'esperienza professionale, ma ha a che fare con il lavoro anche di molte persone. Tu l'altro giorno, quando ci siamo parlati, mi ha detto: guarda Giuseppe, io ti devo dire che nulla può veramente sostituire l'esperienza del gruppo di lettura fisico, quando ci si incontra, si sta insieme, si passa una serata, eccetera. È così? Perché partirei da questa tua cosa, che è condivisa da molti, anche insegnanti, anche è così, diciamo, ho detto bene, c'è un tuo dubbio di fondo sull'insostituibilità? Senti, questo è un dubbio mio personale, ovviamente.
Ho sentito ieri un responsabile di presidio che con i gruppi di lettura lavora molto e gli ho fatto proprio questa domanda: ma tu riesci ancora a portare avanti in queste condizioni il gruppo di lettura? E lui mi ha detto sì. Vabbè, ma perché lui è tenace. Lui ha detto sì, però è anche vero che in questa modalità, strada facendo, si perde qualcuno. Si stanca perché c'è quell'elemento della socialità e della convivialità che è importante. Quella condivisione anche fisica di un evento di questa natura, per quanto possa essere privato, perché il gruppo di lettura, per quanto grande possa essere, sarà costituito da 20-30 persone, non penso di più, diventa un'altra storia. Per cui c'è quell'elemento che è fondamentale, secondo me è fondamentale e me lo confermano. Diverso è poi, invece, io ho preso informazioni anche su un altro tema che è importante, che è quello della didattica a distanza, di cui io sono totalmente a digiuno, chiedendo perché tra le nostre amiche ci sono tantissime docenti. E questo momento, invece, lo hanno vissuto in un'altra maniera, cioè pur nella difficoltà tecnica di fare lezione in questo modo. C'è la possibilità di aggiungere contenuti a quello che è il normale modo di insegnare attraverso il web, cioè condividendo per esempio una lezione di Alessandro Barbero e facendola vedere ai propri alunni, cosa che magari normalmente in classe non hanno fatto pur avendo l'IM, eccetera. Io ripeto, non sono un insegnante, quindi mi scuso con tutte le insegnanti se utilizzo una terminologia impropria. Però che durante l'anno in condizioni normali invece non si fa. Quindi ci sono opportunità, vantaggi e svantaggi che una situazione del genere comporta. I gruppi di lettura a volte si sfilacciano e in compenso quella che era uno spauracchio, diciamo, per le insegnanti tradizionali diventa un'opportunità. Ecco, però vorrei farti un'obiezione. Allora, da una parte capisco perfettamente quello che dici. Io da qualche anno ho anch'io un piccolo gruppo di lettura qui a Roma con 9 amici, siamo 10, amici d'infanzia. E noi ci vediamo una volta al mese, scegliamo un libro, abbiamo faticato a stabilire il criterio, alla fine abbiamo stabilito che ognuno di noi a turno ne sceglie tre, ne propone tre e si vota in modo tale che si sceglie quello da leggere. Poi ci rivediamo dopo un mese e ci vediamo a cena. Ci vediamo a cena ogni sera a una casa diversa e quindi, per esempio, da questo punto di vista il gruppo virtuale. Però, questa è l'obiezione. Invece, che succede se uno dei nostri amici di Monopoli a un certo punto si deve trasferire per lavoro a Milano? Così sul web può continuare a partecipare al gruppo di lettura. Sì, assolutamente sì, ma io ti ho detto la mia opinione personale e ho precisato, avevo fatto questa precisazione. Il contatto diretto ancora io lo preferisco, lo prediligo, però funzionano, però chi No, ha. io mi chiedo se come tante cose, tu hai citato la didattica a distanza, una persona che in questi giorni ho sentito spesso, perché veramente è una persona di grande che ha riflettuto su questo, è Gino Roncaglia, che noi abbiamo avuto tante volte. E Gino dice una cosa abbastanza semplice, cioè è chiaro che la didattica in presenza non è sostituibile, ma è anche chiaro che se si cambia non solo la tecnologia, ma anche la modalità di interazione, la didattica a distanza, come il gruppo di lettura, io credo, può aggiungere un'altra dimensione. Non sostituisce, non sostituisce, non sostituirà mai. Però, appunto, mi chiedo, se noi cominciamo come presidio il libro un'esperienza da questo punto di vista, che non toglie che rimarrà il presidio il libro di Martina Franca, quello di San Giovanni Rotondo, per dire un altro presidio a cui siamo molto legato, saluto Mara De Felici, che sta nelle alte terre del Foggiano, diciamo, ecco. Un domani ci può essere un gruppo di lettura trasversale in cui, diciamo, a fianco a questi locali territoriali che sono fondamentali, come tu hai detto, uno può decidere che su un certo tema io prendo una persona che vive a Foggia, una persona che vive a Martina Franca, un altro che vive a Bari o a Calimera e fanno un gruppo di lettura insieme. È un altro modo di farlo. Ma è esattamente quello che stiamo studiando ora, proprio per sopperire alla mancanza di contatto diretto con gli Bene, altri. bene. Senti, Anna Maria, io non so se te l'avevo detto, forse è una domanda trabocchetto, Ecco, però è un noi peccato.
nei nostri incontri chiudiamo sempre con un consiglio di un libro da leggere. Ora, nel caso dei presidi, diciamo, è materia pane quotidiano, quindi puoi dire un tuo libro, puoi dire il libro che ha avuto il premio Leo Grande, dici tu, insomma, consigliaci un libro. Il libro che ha vinto il premio Leo Grande, Sergio Ramazzotti, anzi, te lo faccio anche vedere, su questa pietra, questo qui. Veramente meriterebbero tutti e cinque i libri finalisti del premio Leo Grande, assolutamente, perché la bellezza del premio Leo Grande, che è nato in una certa maniera, il premio Preside il Libro, con 2 milioni di premi che esistono, non aveva la pretesa di diventare il premio letterario di chissà quale natura, era un pretesto per far leggere il maggior numero di lettori e portare i lettori in biblioteca, in libreria, secondo alcuni meccanismi. Nel tempo lo abbiamo modificato, siamo arrivati oggi a prediligere soltanto la sezione dedicata al giornalismo letterario d'inchiesta, ed è piaciuta molto ai responsabili di presidio, perché chi attribuisce questo premio sono proprio i responsabili di presidio, i quali, quindi parliamo di 70 presidi, hanno tutti letto i 5 libri e li hanno votati. Quest'anno c'è stata una grande difficoltà, perché i temi erano i più vari, l'uno diverso dall'altro, ma uno più bello dell'altro. Quindi aver avuto la possibilità, 70 presidi che hanno letto in 2 mesi questi 5 libri, mi sembra già una conquista, una vittoria. Per cui, poiché ha vinto il premio, la quarta edizione del premio Presidi del Libro, Sergio Ramazzotti, io consiglio a tutti di leggere Su questa pietra, edizioni Mondadori. Bene, mi fa molto piacere. Abbiamo citato una grande persona, che era Alessandro Leo Grande, che è un nostro amico, concittadino pugliese, che ha fatto tantissimo. Tu hai detto giornalismo letterario d'inchiesta. Alessandro ha fatto dei libri straordinari, per esempio sull'immigrazione, sul caporalato, su tante realtà di cui ancora oggi discutiamo con grande fatica, incredibilmente, come se queste non fossero persone con i nostri stessi diritti, no? Continuiamo a ragionare in termini discriminatori e biecamente, stupidamente, miopiamente di sfruttamento immediato. È una cosa che disonora il nostro paese. Io trovo che lo disonora, perché non c'è nessun motivo di nessun tipo per una discriminazione di cui in Puglia soffriamo particolarmente, no? Guarda, a tal proposito consiglio di rileggere Uomini e Caporali di Alessandro Lo Grande. Assolutamente. Bene, allora, con questo tuo consiglio io ti ringrazio molto, Anna Maria. Ringrazio Grazie tutte le tante persone che hanno partecipato a questo nostro incontro e ci hanno mandato i loro segnali, e quindi mi sembra di capire che ci saranno altri incontri virtuali con i presidi, giusto? Esatto, grazie a te, Giuseppe. Il che non toglie che siamo sempre tutti invitati a riprendere, anche a venire nelle nostre bellissime città pugliesi a incontrare i presidi anche dal vivo. Assolutamente. Grazie a Bene. Voi. Grazie mille. Arrivederci a tutti. Ciao, a presto. Ciao.